Amore. Ehi. Tieni. Buongiorno. Buongiorno. Questa monellina si è appena svegliata, cioè l'ho svegliata io. Adesso la cambio, la sistemo perché è già tardi e deve mangiare perché stamattina non si è svegliata. Stai facendo le lacrimine? Non si è svegliata per fare colazione e quindi adesso la cambio subito e così la faccio mangiare. Sì, fallo vedere, dai, fai vedere la cremina. Mamma mia, che bella cremina! E ha un po' il nasino chiuso e non ha riposato benissimo stanotte, ecco perché sono le 12 e un quarto e l'ho dovuta svegliare, perché giustamente poi prende sonno la mattina la bambina. E niente, ragazzi, io la sistemo. Ragazze, buonasera. Forse questa è la volta buona. Ho registrato, forse ho parlato per più di 10 minuti senza schiacciare play. Magari adesso riesco a registrare. Quindi riprendiamo tutto da capo. Vi dicevo, sono stata a fare spesa con Morena perché ho organizzato il menu settimanale stamattina. Non mi mancava tantissimo perché un po' di cose da consumare sia in dispensa che in congelatore. Quindi ho preso lo stretto necessario, così consumo tutto quello che c'è. Allora ho preso il macinato. Amore, i bocconcini per fare lo spezzatino. E la salsiccia dolce, meno male perché non l'ho nemmeno guardata e sono stata proprio fortunata e l'ho presa dolce. Poi ho preso il pan carré. Aspetta, amore, vieni. Poi le piadine per una serata per fare le piadine. Poi ho preso la fecola di patate perché adesso se riesco, tieni questa, tieni la fecola, non lo yogurt, amore. La fecola di patate perché se riesco voglio fare una torta nuvola, qualcosa del genere. Ferma. E, per fare la colazione domani mattina che è domenica. Poi salame per fare sempre le piadine e sempre sia per le piadine che per un altro primo che ora non mi ricordo, ho preso le mozzarelle, il pacco da 3. Poi il burro, mi serve, cioè no, scusate, la margarina e 2, 4, 8 yogurt. Ieri veramente ho comprato lo yogurt in un altro supermercato perché sono stata a prendere i pannolini per Denise. Mi sono ricordata di non avere lo yogurt. Ragazze, la confezione è da 2, 1,59 euro. Invece questi qua 22 centesimi, quindi a coppia sono 44 centesimi, cioè, e non erano nemmeno di marca. Quindi ho detto a mio marito: aspettiamo domani che faccio il menu settimanale, li prendo al quick discount. Perché sinceramente, a buttare questi soldi è un po' un peccato. Perché ragazzi, è aumentato tutto. Questa spesa qui, avete visto quello che ho preso? Queste poche cose, ho speso 25 euro. 25 qualcosa adesso, ce l'avevo qua lo scontrino. Un attimo.
25,37 ragazzi, 25,37 euro. Comunque lasciamo stare, tanto vieni amore, sì, non risolviamo niente anche se ci lamentiamo. Io sistemo la spesa, faccio mangiare Denise e poi voglio vedere se riesco a fare questa torta. Ho già cacciato da fuori dal frigo le uova, perché servono le uova a temperatura ambiente almeno da 2 ore, la margarina almeno da 2 ore fuori dal frigo e lo yogurt, tutto fuori dal frigo almeno da 2 ore. E niente, noi ci vediamo dopo. Cosa amore? Il latte. Sì, stiamo preparando il latte. Fatti vedere come sei bella. Mamma mia. Allora ragazze, io ho preparato tutti gli ingredienti ed è semplicissimo, perché io lo farò con il bimbi, la farò con il bimbi. Sì, ferma! La farò con il bimbi, però serve semplicemente un frullatore, quindi si può fare con il frullatore. Si mette tutto insieme, si frulla per 3 minuti, poi si aggiunge lo yogurt e si frulla per un altro minuto e si inforna. Tutto qua, ecco perché mi premeva farla adesso, così domani mattina abbiamo già la colazione bella pronta. Io vi faccio vedere rapidamente gli ingredienti, però vi lascerò scritto tutto. Allora ragazze, servono 5 uova, 200 g di zucchero a velo, 16 g di lievito per dolci, 50 g di fecola di patate, 150 g di yogurt alla vaniglia, 200 g di burro a temperatura ambiente, la vanillina e il pizzico del sale. Tutto qui. Ragazzi, allora noi ci siamo sedute qui un po', e Denise si sta guardando la TV, e niente, io non so come mettermi. No, resta qui, puoi restare mamma, non mi dai fastidio. Niente, ho infornato e manca un quarto d'ora. Aveva il dolce a 40 minuti di cottura e mi manca ancora un quarto d'ora, 12 minuti. Solo che non mi ispira fiducia. Vieni, non mi ispira fiducia, perché ho notato che la cupoletta al centro non si sta alzando del tutto, non si sta alzando del tutto, e il dubbio mi è venuto perché sì amore, sì, ogni volta che si fanno questi dolci tutti nel frullatore in un'unica volta, senza fare farina, zucchero e uova, poi come si fanno di solito, no? C'è la possibilità che non lieviti bene, e mi sa che mi è successo anche stasera. Andiamo a vedere, faccio prima se andiamo a vedere. Vabbè, ma anche se non si alza tutta la cupoletta, se non è proprio cruda dentro, la mangeremo comunque. Ah no ragazze, mi sto sbagliando, si sta iniziando a fare le crepe. Guardate cosa dicevo io, c'è il mio riflesso.
guardate, c'è quella cupoletta lì che quella mi preoccupa, però già qualche minuto fa non c'erano quelle crepe che adesso ci sono, quindi ci può stare, ci può stare. Speriamo ragazze, perché è un'ottima ricetta dell'ultimo minuto, perché aspetta, non urlare, non c'è Giorgio a quest'ora, vuole vedere Giorgio, vuole vedere Giorgio, ma adesso non c'è e grida, ma mica me lo invento. Stavo dicendo, è un'ottima ricetta dell'ultimo minuto, perché metti tutto nel frullatore. Vabbè, io l'ho fatto col bimbi, ma si fa col frullatore. 3 minuti e poi lo yogurt e un altro minutino, quindi in 5 minuti te la sbrighi. E poi si lava un unico attrezzo, quindi è una comodità. Adesso speriamo, che non sia un flop. Anche se la mangeremo comunque, va bene lo stesso. Allora ragazze, che delusione! Avete visto, qualche minuto fa vi ho fatto vedere com'era alta la torta. Poi stavamo cenando, ferma Denis. Mio marito si è alzato per prendere l'acqua. Ferma Denis. Allora stavo dicendo, mio marito si è alzato per prendere l'acqua e ha visto che si è abbassata totalmente la torta, si è ritirata di tantissimo. Guardate, cruda. Cioè, più cruda non poteva essere, perché dall'aspetto avete visto anche voi nel video che aveva superato i bordi della teglia e aveva fatto tutte quelle crepe. Poi forse come si è, no, forse come si è raffreddata il tempo che abbiamo cenato, sia mamma, sì, cioè proprio collassata, e questo è il risultato. Qualcuno gliel'ha strappato dal collo causandole la crisi. E se è così, questi dettagli non Adesso mi dispiace buttarla, ma la butterò. Ma mi dispiace pure per tutti gli ingredienti che ho consumato. Ci sono 5 uova, cioè ci sono un bel po' di ingredienti. La cosa che mi dispiace di più, perché era un'ottima soluzione, quella dell'ultimo minuto. Allora, ragazze, con la delusione proprio scritta qui, vi saluto. Chiudo il vlog perché devo andare a mettere i pigiami, fare il bagnetto e mettere i pigiami a Denise. Ma sono realmente delusa perché ci tenevo a farla, perché dall'aspetto era proprio bella. L'avrei voluta mangiare, però io ho un altro pensiero. Sicuramente, forse non erano buone le uova. Allora, a me le uova me le dà mia madre, quelle fresche, perché mamma ha le galline, quindi mangiamo le uova fresche ogni volta che le vogliamo. Io non le uso però le uova fresche per fare i dolci, perché sinceramente mi dispiace, quindi le uso per mangiarle, per fare l'uovo fritto, la frittata, queste cose qua. Per fare i dolci non uso le uova comprate, e può darsi, io ora non ho visto la scadenza, ho buttato anche la scatola, quindi non lo so, sicuramente forse erano le uova che non erano fresche, erano vecchie, perché può capitare. Sì, fatti vedere, ci andiamo a lavare, ci facciamo un bel bagnetto. Sì. Come fai tu, Denis? Come diciamo noi? Tu eri a dieta? E perché mangi sempre allora? Hai imparato a fare, tu sei a dieta? Cioè, proprio presa per i fondelli. Domani mangiamo? Sì, no, siamo a dieta, non si mangia.
Beh, dai, solo domani mangiamo, sì? È un terremoto. Va bene, ragazze. Amore, dammi un bacino. Bacino, bacino. E dai anche alle ragazze un bacino. Dini, vedi? Ehi. Dai, con rumore. Un bacino. Mamma. E dai, un bacino, un bacino. E anche alle ragazze. E dallo a mamma un bacino. Amore mio, come coccolona. Come fai tu? Va bene, ragazze, io vi saluto e vi abbraccio forte e ci vediamo al prossimo video. Vi chiedo di iscrivervi al canale se vi fa piacere, se vi è piaciuto il video lasciatemi tanti pollici in su, anche come supporto per la mia delusione, insomma. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!